Costa, la riserva è nostra! Ministro, Costa, la riserva è nostra! Sì, noi siamo qui come studenti del decimo municipio perché comunque quello che succede sul nostro territorio ci riguarda in prima persona, perché siamo noi che tra molti anni resteremo a vivere questo territorio, e la tutela dell'ambiente passa anche partendo dalle piccole cose, come la miniera di Procoglio, che è importantissima per il decimo municipio. Ciao, sono Walter, sono del comitato Salviamo le riserve naturali. Siamo qua per manifestare contro lo scempio che hanno fatto a Procoglio e per chiedere che venga presa una posizione chiara dal municipio decimo, al quale ci rivolgeremo più tardi, perché fino adesso non ha preso posizione. Questa è una cosa grave, ci sono tante cose che non vanno dietro questa vicenda, già da come hanno rilasciato i permessi a come hanno eseguito i lavori, tanto che la forestale ha fatto una relazione e l'ha mandata alla Procura della Repubblica. Questo avrebbe dovuto far sospendere i lavori, cosa che invece non è stata fatta e neanche è stata richiesta. Questo è uno dei motivi per cui ci stiamo muovendo e chiediamo al municipio di convocare un consiglio straordinario sulla questione della riserva naturale del litorale romano. Sì, che da quando gli ho parlato? No, ho visto tanta roba. Sì, viene lì a... Il comunicato stampa. Io l'ho vista al canale perché ne abbiamo altri due, no? Di rifacimento, però voglio dire, non è, ragazzi, lo è solo una piccola parte dello scempio, eh? Adesso sì, sarebbe venga. No, sì, no, devo dire. Sì, va bene. Oh, cioè chi c'è oggi? Vuole dire qualcosa? Vorrei dire come hanno potuto fare una distruzione autorizzata così della natura, degli alberi, degli animali. È veramente una cosa brutta, crudele, un danno enorme per la nostra salute, ma questo glielo ripeto, glielo ripeterò all'infinito, sono colpevoli di aver messo in pericolo la salute dei cittadini, perché l'aria qui peggiorerà, arriverà il 5G e l'albero è l'unica difesa per l'inquinamento anche magnetico, lo sanno anche i bambini, loro se lo sanno è ancora più grave che abbiano autorizzato uno scempio così grave, vergogna! Ci hanno distrutto la foresta, ci hanno distrutto il bosco, hanno distrutto il sottobosco, hanno distrutto gli animali, gli dateci la vita. Accompagnati. La riserva deve rimanere lì a dimora, allora siamo qui per contrastare quello che sta succedendo nella nostra riserva naturale litorale romano. Qui nella zona di Procoglio praticamente si è distrutto tutto il sottobosco, si sono abbattuti migliaia e migliaia di lecci e centinaia di pini. Questo tutto con l'autorizzazione della Regione Lazio e di Città Metropolitana, una cosa che noi riteniamo sia autorizzata ma con un grande inganno. Sotto a questa autorizzazione, sotto a queste concessioni ci sta di fondo le centrali a biomasse, quello che il nostro governo incentiva. È una cosa che rientra nelle energie rinnovabili e che era nato per essere incentivato per le lavorazioni degli scarti del legname, degli scarti dell'agricoltura. Siccome sono state fatte
molte centrali a biomassa, probabilmente c'è una fame di legno, e con questa scusa, siccome girano molti soldi, vengono abbattute intere foreste, interi boschi, non solo qui, questa è una piccola parte, in tutta Italia, sta succedendo in questo momento anche alla Pineta di Siena, stanno abbattendo in tutta Italia per alimentare questa centrale a biomassa. Noi protestiamo su chi dà questi permessi e chiediamo al ministro Costa che queste cose vanno prima di tutto disincentivate, regolamentate e venga bloccato quello che sta succedendo qui a Procoglio, per paura che se questo è antincendio, se questo passa come antincendio, noi rischiamo di vederci sparire tutti i boschi, non solo qui nel decimo municipio, la nostra riserva del naturale romano, ma in tutta Italia. E hanno tagliato degli alberi, non si capisce, probabilmente in maniera illecita, e questa cosa è un pericolo per la comunità locale, ma per tutta l'Italia, per tutto il mondo. La deforestazione è una cosa gravissima, ci sta mettendo in pericolo, e la speranza è di smuovere un po' le coscienze, di formare una comunità attenta all'ecologia che si prenda cura del mondo, non che lo tagli e lo devasti, come stanno facendo. Costa, la riserva è nostra, ministro! 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 Costa, la riserva è nostra! Exactly.